Ti piace il trenino? Sì. Ma lo sai dove ti porta? No. Ti porta da Babbo Natale, forse? Dai! Iniziano i festeggiamenti natalizi anche a Pistoia. Partiamo da qua, da Piazza San Francesco, con il trenino Pistoia Express, la pista di pattinaggio alla mia destra e dietro la ruota panoramica. I negozianti stessi, facendo parte anch'io della categoria, avevano bisogno di un Natale all'insegna delle luci, all'insegna degli eventi, all'insegna diciamo anche dell'amore l'un con l'altro, perché manca anche questo. E comunque ce l'abbiamo fatta, abbiamo vinto il bando, abbiamo partecipato e sembra che tutto stia andando per il meglio. Ci fa piacere per il terzo anno consecutivo essere sponsor del trenino natalizio, visto l'enorme successo che ha avuto i due anni precedenti, e quindi speriamo che sia di buon auspicio anche per questo anno. D'altronde di essere persone oltre le cose, di essere presenti sul territorio come facciamo noi, dobbiamo non solo dirlo ma farlo. E quest'anno abbiamo fatto la pista del ghiaccio molto più importante, molto più grande, dove possono pattinare i bambini anche più piccoli con degli orsetti. Con che orari sarete aperti? Beh, i primi 15 giorni, 20 giorni, gli orari sono, come potete vedere, dalle 15.30 alle 20 e dalle 21 alle 24, poi quando cominciano a chiudere le scuole si farà la mattina, pomeriggio e sera fino a tarda notte, mezzanotte e mezzo, luna. Non solo trenini e piste sul ghiaccio, ma anche le immancabili luminarie che rendono Pistoia più suggestiva del solito, grazie anche al tocco verde che la contraddistingue. Ed infine il bellissimo albero di Piazza Duomo, proveniente dai vivai pistoiesi. Siamo contenti, grazie a tutti quelli che hanno collaborato per realizzare gli eventi, grazie a Dario Longo che è l'artista che espone lungo le strade, grazie al Centro Commerciale Naturale, ai tanti sponsor che hanno illuminato, l'Associazione dei Visti Italiani, vedrete in giro per la città l'arte topiaria che è stupenda, e grazie a tutti quelli che nel comune hanno lavorato per fare decine e decine di eventi, una bellissima mostra a Palazzo Fabroni, riaperto nuovamente con il Museo del Novecento, tantissimi eventi musicali con l'Associazione Teatrale Pistoiese, insomma tantissimi motivi, in particolare per i bambini e per le famiglie, per venire a Pistoia, a rimanere a Pistoia, a fare i propri acquisti in città. Speriamo che sia un Natale sereno e per tutte le famiglie pistoiese.